Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, Macron dice da lunedì 15 giugno tutta la Francia zona verde, riaprono le frontiere europee, la Spagna fra una settimana. Da domani gli asili, le scuole elementari e le medie si prepareranno ad accogliere tutti gli studenti in modo obbligatorio dal 22 giugno, secondo le normali regole di presenza. Lo dice il Presidente, che fa sapere anche che da domani, cioè oggi, sarà possibile viaggiare nei paesi europei dal 1 luglio fuori, anche fuori dall'Europa. Lo Stato ha retto, ha detto così Macron. Verona, batterio killer in ospedale, l'ipotesi di 3 piccoli morti, altri 12 condanni neurologici. È stata insediata una commissione esterna per chiarire come sia possibile che il batterio abbia potuto intaccare in un arco di tempo molto ampio tanti piccoli ricoverati o neonati. Finora la regione non ha preso provvedimenti. Il direttore Francesco Cobello ha dichiarato: dobbiamo capire cosa sia successo. Una mamma ha detto: sapevano che c'era questo citrobacter e che tutti i piccoli erano a rischio. Milano, la statua dedicata a Indro Montanelli, imbrattata con barattoli di vernice rossa, oggi sarà ripulita. La statua torna al centro delle polemiche degli ultimi giorni e già spregiata in passato, si trova nei giardini di Via Palestro. Sulla base è comparsa la scritta razzista stupratore. Al momento il gesto non è stato rivendicato. Intanto la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta. Gli investigatori della Digos, coordinati dal PM Alberto Nobili, stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Ponte Morandi, il nodo delle celebrazioni per il nuovo viadotto. I parenti delle vittime dicono l'unica festa sarà quando avremo i colpevoli. La presidente del comitato dei familiari, Egle Possetti, aveva fatto sapere di voler prendere le distanze da qualsiasi iniziativa mediatica. Il sindaco di Genova, Bucci, ha proposto 2 cerimonie separate, una per l'inaugurazione e un'altra per ricordare i morti. Poi l'intervento del capo dello Stato. Ora si lavora a una mediazione, un evento senza componente pop e concerti stile Sanremo, come volevano i costruttori. Umbria, il centrodestra toglie la possibilità di aborto farmacologico in The Hospital, il via libera al provvedimento proposto dall'assessore alla sanità Luca Coletto. È arrivato appunto giovedì 11 giugno. Proprio durante la crisi sanitaria delle scorse settimane, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia ha chiesto di favorire il ricorso all'aborto farmacologico per tutelare la salute delle donne ed evitare di congestionare gli ospedali. Esulta il Carroccio, protestano le associazioni per i diritti e le femministe. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, Piazza Bellini nel caos, poliziotti accerchiati e insultati, danneggiate le volanti, i centri sociali dicono incomprensibile accanimento. È notte di follia a Piazza Bellini, nel cuore della Movida napoletana, durante un servizio di controllo del territorio. Operatori della Polizia di Stato sono stati insultati, accerchiati e minacciati da numerose persone mentre procedevano all'identificazione di alcuni avventori. Gli agenti hanno riportato contusioni e le stesse auto di servizio sono state danneggiate. Amanda è stata estubata, migliorano le condizioni della 22enne spinta in mare dal fidanzato a Napoli. Migliorano le condizioni di Amanda, la ragazza napoletana 22enne, finita in mare dagli scogli di Nisida dopo un litigio col fidanzato. Le notizie che filtrano dalla rianimazione del Policlinico Federico II sono di cauto ottimismo per le condizioni di salute della ragazza, che dalla caduta ha riportato una lesione traumatica delle ossa del bacino e vari traumi, oltre ad una polmonite da inalazione di acqua di mare. Notizie da Treviso e dal Veneto. Insomma, c'è un sondaggio della Tribuna online sul palio di Montebelluna. Farlo o annullarlo? L'edizione del 2020, insomma, sarebbe la 31ª della serie. E, insomma, c'è un ampio dibattito in città, appunto, della scelta delle autorità se disputarlo o meno. Andate sulla Tribuna di Treviso online e votate. Profughi in rivolta alla Serena, residenti infuriati. Troppa gente in quella caserma, hanno detto. Basta hub del genere, serve l'accoglienza diffusa. Migranti in isolamento, comunque non c'è nessun nuovo caso di contagio nella Marca. Cateteri pericolosi, l'URSS della Marca Trevigiana annulla l'acquisto. Riscontrati difetti tecnici in un lotto, dicono possono provocare embolia. Contestata la gara da oltre 2 milioni di euro.
Treviso, il cinema Edera riapre, lo fa con tre chicche. Un algoritmo, dicono, assegnerà tutti i posti a sedere. La titolare Giuliana Fantoni racconta la ripartenza di sabato 20 giugno. Niente distanze tra i congiunti e via la mascherina quando ci si accomoda. Bracconaggio, nuove accuse a Miglioranza. Secondo sopralluogo c'è stato ieri in via Feltrina con i carabinieri della forestale. Dicono che oggi ci sarà l'autopsia appunto sulle due donne uccise dal rogo. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Al via il bonus a fondo perduto. Dal pomeriggio del 15 giugno è possibile inviare una domanda tramite l'Agenzia delle Entrate. Insomma, come fare? Da oggi partono appunto le richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. Il modello per la richiesta potrà essere predisposto e inviato dal primo pomeriggio del 15 giugno, che c'è stato da ieri, quindi fino al 24 agosto, mediante il canale telematico delle entrate, un canale telematico che si chiama Entratel, oppure tramite un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiverà all'interno del portale fatture corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it. Micio trovato imbevuto di benzina, volevano bruciarlo vivo, ennesimo caso di maltrattamenti ai danni di un gatto a Carlino, almeno una ventina gli episodi segnalati negli ultimi 4 mesi. A Carlino, venerdì scorso, un gatto domestico è stato trovato dalla sua proprietaria con il pelo imbevuto di gasolio e olio motore. Quasi certamente i suoi aguzzini volevano bruciarlo vivo, ma Benny, questo è il nome del micio nero, che appunto della signora, deve essere riuscito a fuggire prima che la fiamma di un accendino lo raggiungesse. Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato. Un incidente in tarda mattinata lungo la Cimpello Sequals, ferito il guidatore. La squadra dei vigili del fuoco di Spilimbergo è intervenuta in tarda mattinata per soccorrere un automobilista che, per cause al vaglio dei carabinieri di Spilimbergo, ha perso il controllo della propria vettura mentre stava percorrendo la Cimpello Sequals, finendo appunto nel fossato, tra le uscite di Arcene e San Giorgio della Richinvelda. Scoppio in garage, ferito un ragazzino, incidente poco dopo le 17 in un condominio nella zona di Via delle Betulle a Codroipo. L'incidente, come dicevamo, poco dopo le 17 a Codroipo, nel garage di un condominio nella zona di Via delle Betulle, in un'area di nuova lottizzazione, dove si è verificata un'esplosione udita distintamente da tutti i residenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Codroipo insieme ai colleghi del comando di Udine, i sanitari appunto con un'ambulanza e l'elicottero che è decollato dalla base di Campoformido, e c'erano anche i carabinieri della stazione di Codroipo. Al Giovanni da Udine tornano i laboratori per bambini, insomma per 4 lunedì a partire dal 15 giugno in diretta su Facebook potranno divertirsi a costruire un proprio teatrino giocando a trovare in casa facili oggetti di recupero. Un po' di comuni oggetti di recupero che si possono facilmente trovare in casa come il cartone oppure gli appendiabiti della colla, colori e soprattutto un pizzico di fantasia sono tutto quello che serve per poter partecipare ai nuovi laboratori teatrali per bambini di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi che il Teatro Nuovo Giovanni da Udine propone appunto a partire da lunedì 15 giugno 2020, quindi da oggi dalle ore 17, sulla propria pagina Facebook. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.